Molte persone vogliono iniziare a investire in borsa, però hanno paura di perdere i loro soldi. Ed eccoci al primo punto. Un principiante, se inizia a investire in borsa, deve investire solo i soldi che si può permettere di perdere. E solo così una persona imparerà. Alla peggio, hai perso dei soldi che non ti servivano e li hai usati per fare un'esperienza. Alla meglio, invece, hai investito dei soldi, ti è andata bene, hai preso confidenza e quindi ora puoi iniziare a investire piano piano, mese per mese, una cifra. Per investire in borsa devi avere 18 anni, perché appunto devi aprire un conto con un broker e richiede appunto il requisito di 18 anni. Molte persone investono da minorenni con il consenso dei genitori, quindi fanno aprire il broker ai genitori e poi investono loro, ovviamente studiando e non sperperando i soldi, perché non è un gioco, si tratta di investimenti, bisogna studiare. Poi ti darò dei consigli anche inerenti a vari libri, ma guarda il video fino alla fine per capirlo. Ciao, sono Michael e benvenuto in questo nuovo video. Prima di iniziare ti chiedo un bel mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube, aiutare il canale a crescere e far arrivare il video a più persone possibili. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, perché siamo sempre più vicini ai 10.000 iscritti. Che cos'è il mercato azionario? In primis, il mercato azionario è il luogo, non fisico ma tra virgolette virtuale, dove appunto vengono negoziati i titoli azionari. E quindi qui magari ti starai chiedendo che cos'è un'azione. Un'azione è una piccola parte di azienda, perché un'azienda quando si quota in borsa diventa una società e decide di mettere in vendita, tra virgolette, delle parti della loro azienda. E quindi tu investitore puoi acquistare un piccolo mattoncino di Amazon ed essere socio, tra virgolette, di Amazon. Ho detto Amazon, ma ci sono migliaia di aziende quotate in borsa: Apple, Google, Tesla. Chi più ne ha più ne metta. Noi una volta che compriamo un'azione, quindi un pezzettino di questa azienda, siamo soci a tutti gli effetti e se l'azienda va bene, quindi cresce, anche il nostro valore del pezzettino aumenta e quindi abbiamo messo 100 euro in Amazon, l'azienda va bene, nei prossimi anni cresce, si espande, i nostri 100 euro magari sono diventati 105, 110, però caso opposto, l'azienda non cresce, va male, perde valore. I nostri 100 euro, il nostro pezzettino, diventa sempre più piccolo perché appunto perde valore, quindi da 100 magari passa a 85, 90 e così via. Per investire in borsa dobbiamo appoggiarci a un broker. Il broker ci permette di acquistare e vendere azioni anche dal nostro cellulare, dal computer, dal tablet, ovunque. Quindi cosa fa il broker? Come guadagna? Ovviamente dà delle commissioni, infatti per acquistare un'azione solitamente ci sono delle piccole commissioni che hanno dei broker. Anni fa invece magari dei broker erano proprio a pagamento, per utilizzarli dovevi pagare. Ora praticamente sono tutti gratis e guadagnano con questa piccola commissione. Ci sono moltissimi broker in circolazione e bisogna stare attenti anche a quelli truffaldini, perché poi ci sono alcuni broker che cercano di truffare le persone, ma arriviamo a questo punto nel video più tardi. Io per tutto il 2020 ho utilizzato il broker eToro. Infatti lì c'è anche il mio portafoglio pubblico che tutti possono vedere. Ti lascio il link in descrizione se vuoi utilizzare eToro. Un altro broker molto valido è DeGiro, che ha una lista infinita di ETF. Anche per DeGiro ti lascio il link in descrizione. Che cosa sono gli ETF? Un ETF è un fondo di investimento che segue le performance di azioni o indici. Infatti ci sono praticamente degli ETF per qualsiasi cosa. Immaginatevi il settore dell'energia rinnovabile. Beh, noi possiamo investire in un ETF che comprende tutte le migliori azioni di questo settore. Quindi noi compriamo l'ETF delle energie rinnovabili e all'interno abbiamo tutte le migliori azioni appunto di questo settore. E noi non è che dobbiamo andare singolarmente a comprare tutte le migliori, sono tutte all'interno di questo ETF. Gli ETF possono replicare anche l'andamento degli indici però. E che cosa sono gli indici? Gli indici seguono l'andamento di un insieme di azioni. Ad esempio abbiamo uno dei più famosi che è l'S&P 500, Standard & Poor's 500, e questo comprende le 500 aziende più grandi di tutti gli Stati Uniti d'America. Poi abbiamo anche altri indici, abbiamo il DAX che comprende le 30 aziende più grandi della Germania. Come faccio a sapere quali indici ci sono e cosa comprendono? Semplicemente possiamo andare su Google, scrivere indici di borsa, ci escono tutti gli indici che ci sono in circolazione e poi cerchiamo il nome di un singolo come FTSE MIB e vediamo cosa c'è dentro. Nel FTSE MIB è quello italiano. Come faccio a comprare un'azione?
Una volta che entriamo in un broker, troviamo molte azioni, molte aziende, tra le più famose e anche quelle che magari non conosciamo se siamo proprio dei principianti. Per comprarla, però, attenzione, segui il video fino alla fine, ci basta cercare il nome di un'azienda, come può essere Apple, inserire la cifra dei soldi che vogliamo investire, esempio 100 dollari, e comprare un'azione o una parte di azione. Con eToro, quello che state vedendo, si possono comprare anche solo pezzettini di azione. Al posto che comprare un'azione intera, ad esempio Amazon costa 3.000 dollari, io magari non voglio investire 3.000 dollari per avere solo un'azione. Con eToro posso investire minimo 50 dollari, quindi possedere un pezzettino di quei 3.000 dollari di azione. Però arriviamo al punto dei guadagni. Come faccio a guadagnare in borsa? Come si guadagna? Ci sono due metodi principali. Il primo è quello di comprare un'azione e poi rivenderla a un prezzo più alto. Il secondo sono i dividendi. Cosa vuol dire comprare e rivendere a un prezzo più alto? Io vi ho fatto l'esempio prima di Apple, comprarla a 100 dollari. Facciamo che compriamo Apple a 100 dollari. Tra un mesetto, tra 2 mesi, Apple costa 105 dollari, quindi noi i 100 dollari che abbiamo messo oggi sono diventati 105 e abbiamo guadagnato 5 dollari. Con i dividendi invece è un po' diverso, infatti a noi basta tenere in portafoglio l'azione, quindi 100 euro di Apple li teniamo fermi in portafoglio, poi può anche aumentare il valore, ma noi lo teniamo fermo in portafoglio. Ci sono alcune aziende che danno un dividendo, quindi pagano agli azionisti una percentuale del loro guadagno durante l'anno. Abbiamo 100 euro in azioni Apple nel nostro portafoglio, ogni 3 mesi ci verranno dati pochi centesimi da Apple come dividendo. Però ovviamente più soldi abbiamo investiti, più il dividendo andrà ad aumentare. Perché bisogna investire? Perché dovrei investire? Investire ci permette di battere l'inflazione. Infatti non so se lo sai, ma ogni anno i nostri soldi perdono valore perché viene stampata sempre più moneta e il potere d'acquisto perde valore. Se magari comprare un caffè 5 anni fa costava 1 euro, oggi costa 1,20 euro. È un esempio per farvi capire un po' il concetto. Infatti, il caffè è sempre lo stesso, ma perché ora costa di più? Perché il potere d'acquisto è diminuito, quindi i soldi sono sempre gli stessi, ma noi pagheremo un po' di più la stessa cosa. Basti pensare che in solamente 100 anni 100 dollari nel 1900 oggi sono diventati 3 dollari. Tasse negli investimenti. Se investo, devo pagare le tasse? Ebbene sì, però le tasse le pagherai solo sui guadagni, non sui soldi che hai investito. Ovviamente per approfondire maggiormente in descrizione ti lascio un sacco di link anche inerente a questo punto, alle tasse, perché ho fatto 2 video più ti lascio degli articoli inerenti alle tasse negli investimenti, così che capisci tutto. Infatti, per l'Italia solitamente si paga un 26% sui guadagni, sia per i dividendi sia per le plusvalenze, ovvero i guadagni che abbiamo generato. Se però in un anno siamo in perdita, non pagheremo le tasse. Quali siti e applicazioni ti consiglio per iniziare a investire o per imparare a investire? Sicuramente come siti ti consiglio TradingView per guardare i grafici, imparare a studiare anche i grafici. Poi ti consiglio Yahoo Finance e investing.com per analizzare le aziende, vedere un po' di news e anche lì poi vabbè trovi i grafici. Inoltre ti consiglio anche Market Screener e Seeking Alpha perché sono ottimi per valutare le aziende. Ma per capire come valutare un'azienda ci arriviamo tra pochissimo. Per quanto riguarda applicazioni che ti consiglio da usare per iniziare a investire, che trovi sia sul telefono che sul computer, come ho già detto prima, eToro e DeGiro, e di entrambi ti lascio il link in descrizione. Come faccio a evitare le truffe negli investimenti? Perché ebbene sì, ci sono anche le truffe. Per quanto riguarda un broker, se vuoi scegliere un altro broker e non quelli che ti ho consigliato io, devi controllare che sia regolamentato dalla Consob. Come faccio a trovarlo? Semplicemente scrivi su Google il nome del tuo broker e regolamentazione, così vai a leggere quello che ti esce scritto. Se è regolamentato dalla Consob, stai tranquillo. Per quanto riguarda invece le truffe nelle azioni o nelle cripto, perché ogni tanto escono delle cripto un po' truffaldine o delle azioni un po' truffaldine che non sai se veramente valgono la pena o è magari pump and dump, quindi qualcuno che ha consigliato quell'azione, che sia uno youtuber o degli articoli, e in realtà non vale veramente la pena, quindi devi stare attento, devi studiare tu l'azienda per capire se vale veramente, oppure stai comprando un'azione che non vale niente. Cosa mi consigli di studiare? Ti consiglio 3 libri. Il primo è Il piccolo libro dell'investimento, poi ti consiglio L'investitore intelligente e il terzo è Valutazione delle aziende.
Tutti e tre i libri li trovi nel link in descrizione. Gestione del rischio. Ricordati, investire in borsa comporta dei rischi. I tuoi soldi possono aumentare di valore, ma possono anche diminuire di valore. La cosa migliore da fare, quindi, sarebbe avere un buon portafoglio diversificato. Non vai a investire solo in un'azienda, perché è molto rischioso essere il 100% in una singola azienda, quindi ne compri di più. Non vai a investire solo in un settore, quindi non ti esponi solo al settore auto, per esempio, ma vai a esporti a vari settori. Quanto investire? Se sei un principiante, come dicevo all'inizio, ti consiglio di investire una piccola cifra che puoi permetterti di perdere, così fai anche pratica. Poi, man mano che passa il tempo, se invece ci hai preso la mano, ti piace investire e lo fai perché anche vuoi crescere i tuoi soldi, vuoi farli lavorare da soli, ti consiglio di dedicare una piccola percentuale o una buona percentuale delle tue entrate mensili. Io attualmente non ho grosse spese, vivo ancora con i miei genitori, quindi per fortuna posso investire più del 60% delle mie entrate ogni mese. Però prendiamo come esempio una persona normale, un padre di famiglia che deve mantenere una famiglia, dei figli e ha varie spese. Io quello che consiglierei, se si riesce ovviamente, di investire il 5-10% delle proprie entrate. Poi se si riesce a aumentare questa percentuale è sempre meglio. Più la percentuale degli investimenti aumenta, meglio è. Errori negli investimenti. Capiterà a tutti di fare errori, sicuramente. La cosa bella è che possiamo imparare da quest'ultimi. Noi impariamo degli errori e quindi abbiamo imparato una lezione nuova e qualcosa che ci rimane dentro. Non ricommetteremo di nuovo lo stesso errore. La cosa che ti consiglio è: stai alla larga dalle cose che non conosci. Ad esempio, non sai nulla del settore bancario, non andare a investirci. Non sai nulla del settore automobilistico, non andare a investirci. Le emozioni. Negli investimenti le emozioni non devono esistere, devi tenerle fuori, anche perché magari ti capiterà di vedere più 100% su un'azienda o meno 50% sulla stessa. Lì devi stare calmo, come se nulla stesse succedendo, non devi impazzire e alterarti, perché appunto tu ti sei dato un target di prezzo. Quindi se ad esempio la tua azienda in cui hai investito pensi che crescerà del 1000% magari nei prossimi anni, non farti frenare da un 100% misero che vedi, perché è ottimo, ma magari punti a un 1000% in 10 anni. Allo stesso modo, se vedi un meno 50%, non impanicarti e vendere l'azione e perdere soldi, perché appunto stai perdendo il 50%, ma se hai valutato bene l'azienda, se ci credi e pensi che sia una buona azienda, puoi prenderla in considerazione come: ok, posso comprarla di nuovo, scontata. Quindi aumenti la posizione di quell'azienda. Quindi hai comprato a X, puoi ricomprare quando è scontata del 50%. Questa cosa ti aiuterà moltissimo nel lungo termine. Spero che questo video abbia aiutato molte persone. Su Instagram mi state scrivendo moltissimi messaggi di aiuto, perché appunto magari mi sto esponendo di più anche su TikTok lato investimenti, e molte persone che non capiscono o non conoscono il mondo degli investimenti mi dicono: ma come faccio a investire? Cosa mi consigli di leggere? Cosa mi consigli? Bla bla bla. E ho detto: facciamo un bel video dove racchiudiamo tutto. In descrizione hai un sacco di link e approfondimenti, perché appunto ho detto: voglio fare un bel video abbastanza base, ma in descrizione vado a completare il video con altre fonti che puoi confrontare, e ci sono e si crea un bell'oretta anche di più di argomenti interessanti dove inizi a studiare maggiormente, perché ricordati, negli investimenti devi studiare, altrimenti fai casini. Per il video di oggi è tutto, lascia un bel mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube, aiutare il canale a crescere. Iscriviti se ancora non l'hai fatto, perché manca pochissimo ai 10.000 iscritti, e vi ringrazio moltissimo. Se clicchi quel tastino ci arriviamo presto. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!